nel percorso per arrivare qui sul palco ho incontrato tantissimi cittadini che mi abbracciavano, mi dicevano grazie. Questa è la parola che mi è stata detta più volte, ma io vi dico oggi qui che siamo noi a dire grazie a voi, perché oggi voi state dimostrando che c'è una parte del popolo italiano che non si arrende. Voi state dimostrando qui che c'è una parte del popolo italiano che non si fa calpestare. Qualcuno pensa che qui siamo a rappresentare semplicemente il Movimento 5 Stelle, ma noi qui oggi siamo qui a nome del popolo italiano, perché a prescindere dall'idea, a prescindere da tutto, noi stiamo difendendo la democrazia, perché non è immaginabile in un paese che si vuole chiamare civile che ci siano forze politiche che a pochi mesi dalla legge elettorale fanno una legge per cercare di mettere fuori dal gioco tutti insieme una sola forza politica che è la prima forza politica del paese. È inaccettabile che lo stanno facendo dopo che l'hanno già fatto l'anno scorso e la Corte Costituzionale ha dichiarato già incostituzionale l'Italicum. È inaccettabile che lo stiano facendo mettendo la fiducia, imbavagliando parlamentari eletti dai cittadini italiani che vogliono poter dire no, perché è un diritto anche dire no rispetto a una porcata del genere. E invece vengono lì dopo che Gentiloni aveva detto che non avrebbe messo bocca sulla legge elettorale, ora mette la fiducia, mettono lì dopo che Renzi aveva detto mai più partitini e mai più ammucchiate, e fanno la legge elettorale per far rientrare le ammucchiate ricattate dai partitini. Non sanno cos'è. Abbiamo a che fare con bugiardi seriali, con gente che mente semplicemente perché non hanno la dignità della verità, perché se fosse un cittadino non mente perché la sera si guarda allo specchio e dice ma non posso mentire di fronte a tanti cittadini, e noi siamo qui per dire questo, che nessuno si deve permettere di prendere in giro gli italiani. Bravo! Ho visto cittadini che vengono da tutte le parti d'Italia, nostri consiglieri regionali, consiglieri comunali, semplici attivisti, cittadini che semplicemente vogliono rivendicare il loro diritto di scegliere in una legge elettorale chi deve governare questo paese. Non vogliono andare lì e sapere la sera che il 30% dei cittadini italiani ha votato una forza politica e però quella forza politica c'ha il 15% del Parlamento. Noi questo non lo dobbiamo accettare, ma vi voglio dire una cosa, perché venendo qui su questo palco ho visto degli sguardi anche un po' impauriti, qualche sguardo triste, perché qualcuno pensa che forse ce la stanno facendo. Io vi garantisco che noi ci batteremo e lotteremo e saremo tutti insieme, perché non ce la faranno. Saremo compatti e lo diremo a tutti i cittadini, a tutti, diremo a prescindere da cosa vogliano votare, lotta per il tuo diritto di essere un cittadino italiano, lotta per la Costituzione che dice che la sovranità appartiene soltanto al popolo. Ce la stanno mettendo tutta, ma noi ce la faremo. Vogliono mettere questa legge elettorale, se riusciranno in questa porcata saremo ancora di più a batterci per la democrazia di questo paese. Grazie, grazie a tutti col cuore, grazie.